Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi e con il tuo spirito. Questo luogo è luogo di memoria, una storia di sofferenza anche per le popolazioni che qui abitavano, rivive attraverso ricordi storici che ci aiutano a non distrarci dalla potenza devastante del male. Ricordi che ci fanno pensare a chi ha subito le conseguenze del male, ma anche testimoniato la potenza del bene. È la parola di Gesù che incoraggia a cercare il bene anche nell'oscurità di ogni presente. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Claudio Alzapiedi, sindaco di Valmuzzola. Oggi siamo qui perché è una giornata molto importante, direi, che ci ha veramente messo tanto lei per fare questa giornata, e abbiamo avuto anche l'onore di avere qui il vescovo di Piacenza e Bobbio. Com'è andata la preparazione di tutto questo evento? È stata davvero parecchio impegnativa, però oggi è un momento davvero molto importante per la nostra comunità, ma anche per l'amministrazione, che vede coronato questo sogno che è partito nel lontano 2006, con allora io ero vice sindaco, comunque il progetto di trasformare questa struttura in sala civica, che poi è stata intitolata appunto ai caduti di Nassiriya, e poi il discorso del museo che abbiamo coltivato grazie all'impegno di tanti volontari e all'impegno anche di tante risorse che come stazione abbiamo messo. Oggi, come dicevo, si corona questo bellissimo sogno, abbiamo allestito questo ingresso del nuovo paese e credo che abbiamo davvero fatto un ottimo lavoro e dato un valore aggiunto a tutta la comunità di Valmuzzola. Qui, come diceva Sua Eccellenza il Vescovo, che colgo l'occasione ancora di ringraziare per la sua presenza, perché l'occasione della visita pastorale ha accettato l'invito di oggi di essere giù alla commemorazione dell'eccidio di 80 anni fa e poi l'inaugurazione di quest'opera che per noi è costata tanto, ma siamo veramente orgogliosi di quello che abbiamo fatto, perché questo appunto è l'ingresso del paese, abbiamo cambiato davvero il volto dell'ingresso del paese, abbiamo comunque reso sicura e molto più apprezzata l'ingresso anche al Museo della Resistenza. Abbiamo investito tantissime risorse perché comunque è costato davvero tanto, però oggi con soddisfazione possiamo dire di essere orgogliosi di aver fatto questo percorso, appunto, che è partito tantissimo tempo fa, quindi oggi termina questo, ormai sono anch'io a fine mandato, quindi il fatto di poter vedere concluso oggi quest'opera davvero mi gratifica, e ringrazio tutti i miei collaboratori, in particolare l'ufficio tecnico e i miei uffici, perché al di là di avere le idee per fare le cose, poi serve chi materialmente li mette in pratica, quindi il nostro ruolo è quello di raccogliere, trovare le risorse, però poi dopo c'è chi deve poi mettere in pratica tutta l'iter, quindi un grazie di cuore, perché davvero è stato un lavoro importante, un gioco di squadra che veramente con soddisfazione e orgoglio oggi posso dire di essere soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Timo Valmuzzola è una piccola comunità, però possiamo dire fiore nell'occhiello delle nostre vallate. Ma io dico che comunque siamo veramente una piccola comunità, anche con tanti anziani, però vedo che riusciamo a fare cose straordinarie, forse perché c'è questo spirito di comunità molto forte, dove quando c'è da organizzare qualcosa tutti sono disponibili e tutti si danno forza, per cui per me come sindaco, amministratore, è una cosa importantissima che mi stimola sempre a fare meglio, a mettere in pratica sempre dei progetti che a volte penso che possono rappresentare anche dei sogni, però sognare non costa nulla e a volte i sogni sono realtà, come in questo caso e come tanti altri casi che abbiamo, tanti cantieri che andremo a terminare, spero ancora prima del 9 di giugno, perché a cui tengo tantissimo, tra cui la sala della protezione civile e altri cantieri che sotto l'aspetto del idrogeologico andranno a migliorare alcune situazioni che presentano tante criticità, quindi tante carne al fuoco che però, ripeto, contiamo di portare a termine nel più tempo possibile. Benissimo, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Onore ai caduti.